Salve a tutti, benvenuti nel nostro canale. Oggi parleremo di un argomento scottante che riguarda il futuro dell'Inter e le recenti dichiarazioni di Marotta. Prima di immergerci nel cuore del tema, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i nostri futuri video. Non posso prevedere cosa accadrà dopo il 20 maggio. Queste sono le parole di Marotta, l'amministratore delegato dell'Inter, che ha rivelato quello che tutti i tifosi temevano. Ma cosa si nasconde dietro queste dichiarazioni? E perché la realtà potrebbe essere molto diversa da ciò che viene presentato? Durante la cerimonia di premiazione del premio Bearzot al CONI a Roma, Marotta ha tentato di tranquillizzare i tifosi e gli stakeholder del club, affermando di aver parlato con il presidente Steven Zhang. Tuttavia, fonti interne hanno prontamente smentito questa affermazione, rivelando che non ci sono state recenti comunicazioni dirette tra i due. Questa discrepanza solleva serie domande sulla trasparenza e la situazione finanziaria reale dell'Inter. Marotta sostiene che siamo economicamente stabili, nonostante le analisi mostrino un quadro debitorio significativo. Ma come può un club così indebitato sentirsi stabile? C'è forse qualcosa che non viene detto ai tifosi e agli investitori? E ora vi chiedo, credete che la situazione economica dell'Inter sia veramente sotto controllo? O pensate che ci sia più di quello che Marotta e la dirigenza vogliono far credere? Commentate qui sotto le vostre opinioni. Se trovate queste analisi interessanti e volete supportare un canale indipendente che cerca di portare alla luce la verità, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questo video. Solo così possiamo continuare a offrirvi contenuti di qualità e indipendenti. Quindi, mentre Marotta tenta di dipingere un quadro rassicurante, le evidenze suggeriscono che la realtà potrebbe essere molto più complessa e potenzialmente preoccupante. Continueremo a seguire da vicino questa vicenda e vi terremo aggiornati con ogni nuovo sviluppo.